In questo video! Che c***o è l'oratore? Amici cinesi, quando fate le traduzioni, fatele a modo. Fatele con un po' di cognizione di causa. Guida giusta! Che c***o vuol dire guida giusta? Cosa significa guida giusta? Cosa mi vuol dire guida giusta? Perché esiste anche una guida sbagliata? Ma insomma! Arrivo, devo fare l'entrata. Solita. Buongiorno amici, devo guardare qua. Buongiorno amici e bentornati sul canale Sbragliando si impara. Siamo ritornati dopo tanto tempo che siamo rimasti a secco. Non ne avevo più. È ritornata la voglia, sono ritornato spumeggiante e tiro via anche il cappellino perché fa abbastanza cagare. Detto ciò amici, siamo qui per un altro video interessantissimo che riguarda le autoradio da appoggiare sui nostri veicoli, camper, macchine, perché no, tir, camion, monopattini, biciclette, no scherzo. Dobbiamo capire tutti insieme se ancora le autoradio nel 2023 sono ancora utili o no, dal momento che l'infotainment ormai di tutti i veicoli presenti in commercio sono dotati di applicazioni Android, Apple, connessioni Wi-Fi per quello che riguarda il CarPlay, collegamento Bluetooth, collegamento GPS, tutto qua. Quanto ovviamente direttamente dal vostro cellulare smartphone. E quindi la domanda è: ma nel 2023 conviene ancora montare le autoradio aftermarket? E se al posto delle autoradio mettiamo una cosa di questo tipo? E così amici, se siete curiosi di capire di che cosa stiamo parlando, rimanete con me fino alla fine di questo video e nel frattempo iscrivetevi al canale. Raga, sigla! Andiamo a chiamarla Gilly. Ciao Pablo, c'è anche Pablo. Gilly Bau, dove sei? Gilly Bau. Gilly Bau. Ragazzi, questa non è una casa, è uno zoo. È vero Gilly che è uno zoo? Vai, andiamo su, vai. Mamma mia, eccoci qua. Brava, mettiti mai a cuccia. Adesso facciamo il video e vediamo come funziona, eh? Sì, sì, esatto. All'interno della scatola vediamo la ventosa da attaccare eventualmente al parabrezza con il suo gancio predefinito per attaccare il tablet. Staffa, un'altra staffa sempre con il gancio predefinito, regolabile, che si può attaccare direttamente con l'adesivo al cruscotto. Questo è il jack audio presa AUX eventualmente per appoggiarci a un amplificatore, alimentatore 12 volt compresa accendi sigari ed eventuale piattaforma da attaccare eventualmente a cruscotto se vogliamo mettere la ventosa al posto della staffa. Ovviamente all'interno della scatola abbiamo anche le istruzioni per installazione e uso. Adesso attacchiamo il CarPureed Gilly, basta! Adesso attacchiamo il nostro ca... Come cavolo è che a te funziona sempre? Perché a me non deve mai... Ok. Come incolla, wow. L'attacco è molto semplice. Deve fare tac. Una volta che è fatto tac, siamo sicuri che non esce più dal gancio. Andiamo ad applicarlo, Così è una merda, è una cazzata. No, non è possibile una cosa del genere. No, è impossibile che sia così, dai. Ok, abbiamo già riscontrato un problema. La ventosa, a dire la verità, sì, resistente, ma non è proprio fissata perfettamente al corpo della staffa. Cioè, sta a significare che se io, ad esempio, attacco la ventosa in questa maniera e provo a, ovviamente, fare sottovuoto col gancio... Ah no, adesso è venuto un po' meglio. Allora sono io che sono scemo. A posto. Scusatemi. Ed eccoci qua finalmente a presentarvi CarPureed. È praticamente una sorta di tablet. Micro tablet. È abbastanza grosso. Da 9 pollici che lavora con 12 volt. Quindi con la presa accendisigari del tuo autoveicolo. Tra l'altro c'ha un'impronta di dietro che dovrebbe avere le dimensioni delle due DIN delle autoradio. Dopo scopriremo man mano cosa può offrire questo congegno rispetto a una normale autoradio. Perché le autoradio ovviamente
solito sono dotate anche di un amplificatore interno per far funzionare anche le casse audio del proprio veicolo. Ma andiamo un po' a vedere le caratteristiche di questo prodotto che ho qui in mano con me. Qui vediamo una presa SD card, una presa USB, uscita AV, eventualmente se vogliamo appoggiarci a un amplificatore o un autoradio già esistente, una presa jack per collegare anche la telecamera, anche una presa per un microfono esterno, giustamente per lavorare in viva voce nel momento in cui si adopera il telefono. E infine un jack ovviamente a 12 volt per attaccare il CarPureRead direttamente alla presa accendi sigari. Dietro a questo tablet abbiamo anche l'aggancio alla ventosa o staffa, che poi vedremo dove installare eventualmente sul cruscotto o all'interno della presa 2D dell'autoradio. Ok amici, adesso facciamo una prova. Attacchiamo il CarPureRead direttamente a un'alimentazione 12 volt, vediamo come funziona, vediamo come si collega e poi dopo vedremo come poterli installare eventualmente sul camper. E da questa parte, come cazzo sei qua? Eccolo qui. Ok, e si è attivato il sistema. Ecco, una cosa che già sto notificando è che ad esempio c'è appena un po' di riflesso, come vedete, un controluce, niente di che in sostanza. Adesso chiudiamo un attimo le portiere così possiamo vedere a modo il display, che comunque si presenta con icone molto grandi, facilmente leggibili, cosa che alla guida comunque anche di un camper è pur sempre un punto di vantaggio, contando che le autoradio di adesso, quelle 2D, magari quelle da 7 pollici, hanno delle iconcine che fanno veramente morire da ridere e con dei sistemi che non sono per niente veloci, nemmeno intuitivi. Cominciamo a dare una piccola carrellata su quelle che sono i vari optional di questo CarPureRead. Allora partiamo intanto dalla presa USB, dove ovviamente adesso non c'è nessun device attaccato. Stessa cosa anche per la SD card. Qui invece abbiamo l'autoradio classica. Sembra abbastanza veloce a vederla così, con le varie programmazioni ovviamente e le bande. Ah, che può scorrere anche tramite il cursore sopra. Carino, non male. Abbiamo anche i settaggi ovviamente, che prevedono anche cambio di lingua. In questo caso mettiamo in italiano. Diamo un'occhiata anche alla traduzione dal cinese all'italiano, perché come vedete oratore, oratore. Io dico, ma che c***o è l'oratore? Amici cinesi, quando fate le traduzioni fatele a modo. Fatele con un po' di cognizione di causa. Guida giusta. Che c***o vuol dire guida giusta? Cosa significa guida giusta? Cosa mi vuol dire guida giusta? Perché esiste anche una guida sbagliata? Ma insomma! Ah, collegamento cablato Android, collegamento cablato iPhone. L'immagine a specchio ovviamente della telecamera, che in questo caso la disattiviamo. E qua ci sono le impostazioni del parcheggio. Ah, si possono anche modificare in base anche alle dimensioni della macchina. Questo è figo. Questo mi piace. Ora proveremo a fare il collegamento con il telefono senza il cavo. Ok amici, sappiate che non c'è bisogno di fare praticamente nulla se non scaricare l'applicazione Android Auto sul vostro telefono, procedere con l'aggiunta di una nuova auto. In automatico con connessione Wi-Fi e Bluetooth attivi possiamo accedere al CarPureRead. Una volta che viene rilevato confermiamo direttamente dal display del CarPureRead e la configurazione avviene in automatico. Semplice, veloce, intuitivo. Senza... Tra l'altro è partita anche la musica. Eh? Figo cazzo. Come potete vedere adesso sono collegato con il mio cellulare senza nessun tipo di cavo. Sto usando solo ed esclusivamente il collegamento Bluetooth e Wi-Fi del telefono. Mi raccomando, cosa importantissima, Android deve avere per forza Android 11, mi raccomando, importantissimo, altrimenti dobbiamo utilizzare solo ed esclusivamente il cavo cablato. Giusto farvelo presente, eh? Ed è così amici che vi ho presentato CarPureRead, che praticamente è una sorta di schermo infotainment, una sorta di tablet che ha la possibilità di far interagire il vostro cellulare, sia Apple sia Android, con la vostra autoradio del furgone, del camper, della macchina. E sicuramente anche nell'uso eventualmente anche di una telecamera retro posteriore può fare la differenza, soprattutto se abbiamo a che fare con dei camper molto grandi. Ok amici, voglio essere onesto con voi perché ero molto ottimista del fatto che questo accessorio potessi locarlo in un qualche pertugio nel cruscotto del mio furgone, quindi parliamo di un camper Ducato 2017 che non ha molto spazio sul cruscotto, già che c'è l'autoradio 2D che occupa comunque la parte centrale della console. Questo accessorio, come abbiamo capito, non sostituisce l'autoradio ma si pone come schermo virtuale, come schermo che deve essere collegato per forza tramite un cavo AUX che vada per forza a un autoradio che disponga
di un'uscita audio, altrimenti noi tutto quello che facciamo dallo schermo non riusciamo a sentirlo tramite l'autoradio. Questo accessorio non dispone degli attacchi ISO universali che vanno applicati e analogicamente portano il segnale, il suono alle casse presenti dentro la nostra autovettura. In questo caso noi siamo costretti per forza ad adoperare l'autoradio originale per poter adoperare le casse del veicolo e collegare con un cavo AUX il nostro prodotto, che tra l'altro non può neanche lavorare in Bluetooth perché l'audio è già occupato eventualmente dal collegamento del telefono tramite Android Auto ed Apple CarPlay. Quindi comunque siamo costretti a far passare almeno due cavi che purtroppo si vedono anche, quindi l'alimentazione e il cavo AUX input. E questa sicuramente è una cosa che esteticamente non è che mi piaccia tantissimo, come addirittura non mi piace la staffa, in questo caso la staffa a ventosa che vibra parecchio, nonostante io l'abbia anche attaccata un po' male, dico la verità, ma anche attaccandola bene, comunque con i sobbalzi della vettura, lo schermo non sta mai fermo e dopo un po' la mia paura è che possa comunque mollarci a un certo punto. Non è tanto meglio la staffa fissa, quella che si collega eventualmente con o adesivo o con delle viti autofilettanti. Anche lì abbiamo del gioco nella plastica e la vibrazione si vede ed è una cosa che sinceramente a me esteticamente dà molto fastidio. Poi un problema non indifferente è dove mettere questo schermo. Dove c***o mettiamo sto schermo? Sul Ducato, che di spazio non ce n'è. Anche perché il Ducato Camper, quindi il mio modello 2017 Fiat Ducato, ha anche gli scuri che si chiudono a fisarmonica. È ovvio che uno schermo da 9 pollici non si può mettere in un certo punto di fianco all'autoradio quando poi dobbiamo chiudere gli scuri ogni volta abbiamo la rottura di coglione che gli scuri prendono contro allo schermo. Come non possiamo metterlo né in basso al cruscotto perché non si vedrebbe, ed è molto scomodo eventualmente anche metterlo in alto perché dobbiamo comunque avere la visuale, dobbiamo stare attenti anche alla guida, non dobbiamo avere distrazioni, quindi trovare una location di questo accessorio è stato veramente difficoltoso, anzi si può dire che non l'ho nemmeno trovata. Quindi non mi sentirei di consigliare questo prodotto, perlomeno per chi ha un Fiat Ducato o chi comunque ha poco spazio sul cruscotto da poter installare una cosa di questo tipo. Credo che questa roba qua sia ideale per chi magari ha un motorhome, per chi magari ha più spazio in profondità tra il volante e il parabrezza e per chi vuole avere magari una bella telecamera, un bello schermo da poter visualizzare tutto quello che sta succedendo in condizioni di retromarcia. Perché per il resto già un cruscotto come il Ducato, ad esempio, che è progettato per ospitare tablet e cellulari proprio nella parte centrale sopra l'autoradio, non richiede per forza un accessorio di questo tipo. A quel punto costerebbe molto meno prendere un tablet Android, applicarlo al porta tablet originale dell'autovettura e il gioco praticamente è fatto. Tra l'altro senza collegamenti e rotture di coglioni, perché il collegamento in questo caso sarebbe via Bluetooth direttamente all'autoradio senza dover per forza attaccarsi con un cavo AUX input. E quindi vi dico la verità, amici, sono rimasto un po' deluso di questo prodotto, che tra l'altro non costa nemmeno poco. E comunque, se siete interessati eventualmente all'acquisto e se avete comunque intenzione di comprarlo perché avete delle esigenze particolari e questa cosa fa il caso vostro, comunque lo stesso vi lascio sotto in descrizione a questo video un link di acquisto con anche un codice sconto solo per gli iscritti di Sbragliando si impara. E giunti alla fine di questo video, vi ringrazio di essere rimasti con me fino alla fine di questa clip e nel frattempo, se vi è piaciuto questo video, un bel like che non guasta mai e un'iscrizione al canale se già non l'hai fatto, intanto da rimanere così aggiornato nei prossimi contenuti di Sbragliando si impara. Da Matteo Braglia un bacio e un abbraccio, è tutto, ciao, ci vediamo alla prossima.